Voglio, e allora, oggi giornata tranquillissima proprio, relax più totale, 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 totale proprio. Vabbè, mi è venuto là un tocco. Eh sì. No, e io ho detto, dove andiamo con sto freddo? Ho detto vieni qua, mangiamo qualcosa e poi ci andiamo a ritirare presto, cioè non ha senso, domani mattina si lavora, quindi non ha proprio senso. Sì, guarda, non appena hai la possibilità, fammi le foto, anzi, gradirei mi facessi proprio un servizio fotografico, capito? Mi fai la foto praticamente da dove stai sulla finestra, non appena, voglio dire, c'è possibilità. Verso giù, anche per capire il punto di riferimento, insomma, perché non si sa mai, insomma, prevediamo le cose. Questo è il piano B, che nel momento in cui dovesse succedere qualcosa, sappiamo che almeno possiamo andare da dietro lì. Però mi devi fare una foto in un punto di riferimento, magari, che ne so, se c'è un negozio, un bar, qualcosa, un palo, una pianta, una scritta, un qualsiasi cosa, da dove tu ci puoi vedere benissimo, insomma. E questo va bene. E poi vorrei che mi facessi una foto della stanza dove stai, il tuo letto, l'armadio, il tavolo magari dove ti siedi, il televisore, una foto di tutta la stanza. Eh no, perché voglio sapere come stai là. Non ti chiedo di farti un autoscatto perché so che comunque non me lo farei mai, perché sei monello. Però, ad esempio, una mano me la puoi fotografare? Una mano tua? Che dici? Ma vedi tu. Vedi tu quello che ti senti di fare. E niente, vabbè, mo quando sarà possibile fai tutto, ma l'importante è che pensiamo comunque. Ah, vedi, le altre cose, ti hanno fatto quella radiografia al torace, ma non ti hanno detto niente? Fammi sapere un po' i valori, i pesi, misure, che ti hanno detto, se i globuletti vanno bene, se la trasfusione l'abbiamo fatta con i globuli che erano arrivati a tanto, le piastrine, tutto quello mio, tutto. Eh no, perché voglio essere aggiornato e tu lo sai. Hai visto che probabilmente quel fatto di quelle macchioline non dipendevano dal fatto del. Perché ti ricordi all'inizio dissero: secondo noi queste macchioline è la causa per cui tu non riesci a muovere le gambe. Invece hai visto che non è così, perché io infatti dicevo, ma com'è possibile se prima, quando comunque stavamo a San Giovanni, e quando comunque ti iniziavano a massaggiare, a fare l'elettrostimolazione, le gambe, robe varie, comunque tu le iniziavi a spostare. Addirittura ti ricordi quel periodo in cui facessi addirittura il corridoio, capito? Quindi vuol dire che non è che dipende da queste macchioline. Quelle dipende comunque dal fatto che comunque, come ti pensavo io l'altro giorno, sicuramente è quello, perché il muscolo ovviamente è un tessuto e se non viene nutrito, che forza devi avere? Capito qua? Invece come vedi, basta che ci si inizi a nutrire bene, a mangiare come si deve, a mangiare le cose che dicono loro, robe varie, con una dieta fatta da un dietologo, vedi come le cose iniziano a funzionare per bene. Quelle macchioline bianche, io una volta leggevo che una volta me lo dicesti, praticamente sono delle macchioline che tutti abbiamo, però ovviamente non è che, ripeto, cuore mio, non sono un medico in assoluto e né tantomeno mi piace fare il medico, assolutamente. Però quello che io leggevo è che ci sono queste macchioline che addirittura dicevano che più si invecchia e più macchioline si creano.
Ecco perché, non lo so, vabbè, loro ovviamente hanno fatto delle radiografie, delle cose, sanno perfettamente loro di che si trattano. Però io quello che penso e quello che credo che la causa da ricercare per il fatto del malfunzionamento degli arti inferiori è dovuta più che altro all'alimentazione. È al fatto di stare sempre fermo in un letto, quello che adesso invece tu non fai, perché comunque alla fine vedi già il fatto stesso che metti le gambe giù, ti siedi, è spettacolare. Stamattina che hai fatto quei passettini, proprio una gioia immensa mi hai dato. Quindi secondo me loro questo è il lavoro che stanno facendo e lo stanno facendo bene. Quello comunque di tirarti un po' su fisicamente, perché di quello hai bisogno. Perché nel momento in cui tu inizi a riacquisire peso e forma fisica, che è dovuto comunque al sottopeso notevole, cioè non stiamo parlando di uno che ha perso 1 kg, 2 kg, 5 kg, qua stiamo parlando di uno che ha perso 40 kg, è una cosa un po' diversa. Ecco perché vedrai che adesso che ci stiamo rimettendo peso, come pare, vedrai che le cose andranno sempre meglio. E secondo me, anche quando rifaremo la cura con la chemio o chissà che cosa decideranno loro di fare, vedrai che comunque non avremo tutta quella sofferenza di prima, perché comunque un organismo che sta bene fisicamente, diciamo dal punto di vista fisico, che ha acquisito peso e robe varie, è normale che sopporta meglio, perché ovviamente hai più forze per combattere, insomma. Quando uno è senza forze, cioè come dire, che cosa, come faccio a difendermi senza forze? Ecco perché io dico che è importante, io spero veramente fino a fine dicembre che riesci ad arrivare ad almeno 50 kg, almeno, io lo spero veramente con tutto il cuore. Sono importanti, se arriviamo a 50 abbiamo preso 11 kg, però io credo che se in 15 giorni ne abbiamo presi circa 3, io penso che comunque non sarà difficile arrivare ai 50. Se non sono 50 saranno 48, però comunque sono pesi importanti. Ogni grammo che mettiamo su è importantissimo, insomma. Va bene, cuore? Beh, fratello mio, io vado a mangiare. Ma giusto qualcosina, non ho tanta fame. E poi mi vedo un film, qualcosa. Se ti vuoi vedere, c'è un film bellissimo, ma penso che tu l'abbia già visto. Aspetta, te lo dico. Uno era. Allora. Vediamo. Aspetta, ora mi ho sbagliato. Vabbè, la storia di Remy è troppo da bimbo, però non è da scartare. Ci sta praticamente, vediamo, pagina 2, ah, ci sta la storia di Craxi quando visse ad Hammamet sul 24 in Tunisia alle 21:10 e poi l'altro che a me piace tanto,
Oliver Twist, che era un giovane praticamente che era sfuggito dall'istituto degli orfani e si unisce a un gruppetto di ladruncoli di strada. E questo lo fa invece sul 22, su Iris. Quindi ti vedi o Mamet se ne voglia o Oliver Twist. Fa Oliver Twist alle 21, a Mamet invece alle 21:10. Poi inizierai anche a vedere alle 21 sul 22, se non l'hai visto già, Oliver Twist. Se non ti piace, poi ovviamente ti vedi qualche altra cosa. Va bene, cuore? Beh, fammi andare sopra, che sicuramente mi staranno aspettando per mangiucchiare qualcosa. Ok, cuore mio, beh, ci vediamo dopo per la buonanotte. Il mio bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Forza, fratello. Che dobbiamo uscire quanto prima da quell'ospedale. Va bene? Beh, ciao cuore mio. Ciao fratelli.